adesso no, fine a me. Ma stai schiacciando lì la speed per ascoltarti Madame veloce così schippi. Raga, allora buongiorno a tutti quanti. Chi è Leo? Chi, vabbè, i vecchi del canale lo conoscono. Leo è la persona che mi ha insegnato il rap. Prendetemela con lui, ragazzi. E si parla del 96-97. 97. Settembre, appena 90, iniziato 14 a ascoltare settembre rap, 97. Porca puttana. È morto, la musica è morta proprio nel momento in cui questa l'amore. Abbiamo fatto il biennio migliore, poi è morto tutto. È tutto bene. Vero. Dopo FIFA 98 non c'è più niente. Mamma mia, sì. Dopo vacanze di Natale 94 non c'è più niente. Vabbè, raga, comunque, perché Leo? Perché è venuto da Dublino col suo bimbo che non sa una parola. È graziato, italiano. Non capisce l'italiano e quindi questo disco gli passerà meglio per lui. Cosa vuoi darmi i soldi? Come, scusa? Cazzo vuoi darmi i soldi? Se vuoi darmi i soldi, esattamente, cazzo volete, dateci i soldi con un like e un commento per fottere l'algoritmo e andare in tendenza. E poi mi spiegate perché su Instagram quando segnalo le cose mi ritornano subito dopo. Oltretutto lo sai che sta tutta scritto opera a memoria il bimbo. Cosa che tanti non lo sanno. Ma va, stanno manco che no, per dirti, no, Leo mi ha insegnato il rap, o comunque mi ha spiegato, mi ha raccontato. E Madame è una di quelle artiste che fortunatamente abbiamo avuto la fortuna di incontrare il nostro percorso e riuscire a darle comunque un po' di visibilità, sì, sì. E quindi come Leo mi ha dato qualcosa, io ho restituito. Madame, tra l'altro, che dopo i 64 bars che ha fatto per Red Bull, sì, purtroppo l'aspettativa di una repata figa e hardcore c'è tanto. Infatti ho messo la divisa internazionale dell'hardcore. Che Leo vedo. Cioè, però il disco si chiama L'amore. Lei c'ha tipo 22 anni e mi sta spiegando del suo amore che non me ne frega un cazzo. Ma perché? Perché non credo nell'amore. Non ho 20 anni. Sarà profondissima, tra l'altro. E non sono una donna. Non parla d'amore, parla di sesso. Non lo sai di cosa parla. Parla di tutto. Allora, ognuno vive l'amore come vuole. Quindi se voglio vivere l'amore come sesso, vivrò l'amore come sesso. Parla di dal giudice che mi ha dato una restrizione di 600 metri dalle scuole superiori. E ha fatto bene. Come voglio l'amore, morto. Non siamo i tre personaggi migliori per ascoltare questo disco, secondo me. No. Non ascolto cose nuove dal 99, però. Bravo! Bravo! L'odore di un uomo paterno, quello di un uomo bambino. Il pudore di un uomo sicuro, quello del suo castino. Mamma, quanto ti salano le linee melodiche, fra. Bello! Senti sta trombetta? Sai, suoni in sottofondo mi ricordano il primo Tomb Raider. Iraniano? Ah, ok. Ah, ok, chiore. Mie pelli, ho la conceria. Ha fatto tutte le categorie della serie Ndokoyo Koyo. No, in realtà il testo è molto interessante. Ci sono veramente un paio di spunti fighi. Lo sproloquio dell'uomo moderno è lo stesso di 100 anni fa, quindi ha tante cose. Squallore dell'uomo che paga. Però ha sorvolato sulla donna che affitta. Però va bene, quella è una cosa, sai. Magari ne parlo dopo. Leo, vedo che hai voglia di esplodere. Non lo so, cazzo. Allora, ha un perché il senso. Contando che è molto giovane. Non mi piace la voce. No, la voce mi piace. Non mi piace il testo e il tipo di genere col testo. Cioè, questo mi sembra un testo che farebbe un successo della Madonna se lo canterebbe, che ne so, Giorgia in una canzone propriamente pop. Sì, certo, quelle puramente. Questo è un nuovo pop. Però attenzione, che qui è un pop con un argomento. È questa evoluzione dell'urban italiano. Cioè, prendi quello che può essere una sonorità urban, che a me questo sembra veramente più che urban, una roba super commerciale, anche con la batteria un po' reggaeton. Sì, però i suoni sono molto come etnici. No? Sì. Anche quando poi elenca tutte le nazionalità, sì, interracial, eccetera, sì, eccetera. Ha questa cosa di della cultura inglese. Sì. Cioè, no, anche questa roba che prendeva il libro della giungla di Cristina D'Avena, anche dico le sigle dei cartoni. Quella roba, sì, è fine. Il testo è pop, però è interessante. Sai che ho una paura incredibile che mi faccio due coglioni tanto per ascoltare sto disco. Per me il disco finiva qua e tiravo 8. Purtroppo la canzone 4 è proprio il singolo. Il bene no maestro 4 ninfa. Quella la skippiamo. Allora, skippiamo invece questa, il bene nel male, no, che è quella che ha fatto Sanremo. La 5 potrebbe essere per Bassi. Aspetta, nuovo maestro, silenzioso, che stanno arrivando le denunce di Zucchero. Aspetta. Nuovo prodotto di Paola. Paola, cioè, Paola? Paola Zucchero. Paola. L. L. Sì, sì. L. Grande, grande. Sta facendo un grandissimo lavoro con lei. Per lui si è ancora Paola L. Benvenuto nel 2023. Ok, cos'è? Questo? Lo scotch. Mi faccio uno scotch. Porco! Che così non respirare.
sì, è sempre. Sciablo! Brava! Saccheggiato dagli anni 60. Bello, bello, bello. Pompe. Se il Piper esistesse nel 2023 ci sarebbe questa canzone. Occhio, I can breathe, I can breathe. Non può fare così mai. Bella, bella, c'è tanta, tanta essere donna, mi piace. Che brava, fra. Pesante. Madonna. Sai chi anche? Rita Pavone. Rita Pavone. Stupenda. Bella, bella. Notevole. Notevole, bravo. E lui entra in questo mondo. A me piace Madame soprattutto per una cosa. È una dei pochi artisti giovani in Italia che per fare una canzone non ha bisogno di 9 ghostwriter. Io credo che questa sia... Ovviamente non possiamo più parlare anche di rap. Qua parliamo di concetti e parliamo anche di musica italiana. Per me sì, musica italiana. Che non è neanche il pop, ma è proprio musica italiana. Perché lei accinge a piene mani da delle cose ben precise e si sentono. Perché beh, Rita bella, perché ha degli ascolti. C'è tanta Pavone, c'è tanto De André. C'è anche un po' di Masini. C'è del grattato che ci sta. Non sempre, però in questo caso c'è. Poi negli anni 60 mica dicevi, oh quella suona, canta pop. Dicevi, ascoltiamo canta musica. Italiana, beh, esatto. Più o meno, c'era sempre comunque la cultura del pop italiano. Ma i testi che ritroviamo finora sono testi super interessanti. Avevo paura di cacarmi la minchia. Avevo paura che veramente fosse quella cosa. Sì. Magari mi racconta il sesso. Invece mi sta magari raccontando una visione. Qualcosina ci sarà. Per il pubblico più mainstream ha bisogno di concetti più basici e più spettacolarizzazione del nulla. Mainstream anche come concetti, Credo più come sonorità. Sì. I concetti mi sono piaciuti. Leo, te che... È l'evoluzione degli anni 60. Punto 2. Stiamo facendo del mansplaining? Perdonami. Però è sempre meglio dei testi, che ne so, la luna bussò, le porte del culo. Sì, però attenzione, perché vabbè, quei testi lì erano una merda. Quei testi lì erano sempre testi che nascondevano qualcosa, almeno alcuni non testi tutti. Erano alcuni testi politici. Tanti nascosti. Erano scritti da uomini, però. Vabbè, ma anche Shadia, perdonami. Però è per questo che preferisco Madame. Sì, sì, capito? Questa è ninfa. Occhio, il titolo storia di, questo, di una ninfomane. Il titolo di questo mi fa già cringiare male. Però ricorda sempre i titoli di André. Storia di qua, storia di là. Mi ricorda quella carica a livello di lirica, di lyrics, che aveva la mia Martini. Prima del suicidio, dici. Dopo è dopo è diventato un mortorio. Ok, no, sì. Ma con l'anima l'ascoltava più. No, oh, Leo. Ma forse un po' troppo per te, che ogni notte chiedo sempre un po' di più. Però brava, guarda che cazzo. Sciablo. Un'alpaca col concio di alpaca. Mi fate un po' tomontano. Sì! Oh! Dicevo, mi ha ricordato Dr. Dre. Sì, let me blow your mind. Tan, 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 tan. Quindi Shalpi. Che è Snoop Dogg. Shalpi non lo nominavo tipo dal 92. Sì. No, Shalpi. La linea vocale prende però il beat. Ok, capito? Quindi gira con no, il beat, la produzione, la cioè produzione, la musica. La sì, ok. Il beat. Pensa. Bello, bello. Vai, bella, bello. Bella. Poi ti dico una meno roba. Meno potente dell'altra. Però ti dico una roba. In Italia, che non si sa come mai abbiamo ancora. Il sesso fa ancora scalpore in Italia. Sarà per il Vaticano, no, sarà per colpa i programmi. Il sesso dalla parte delle donne fa scalpore. Sì, ma in generale, no? Vanno ancora tantissimo i giornali di scandalo. Vanno ancora tantissimo qualsiasi genere di scandalo, tra virgolette, sessuale. E quindi. A livello commerciale, tra virgolette, a livello commerciabile, discografico, ha senso che faccio un disco d'amore dove ogni tanto ci butto dentro una canzoncina. Certo, tra virgolette, devi dar fastidio. Sì, oppure devi dare quello che vende. Se in Italia non si sa perché ancora abbiamo il tabù del sesso. Ah, dici, vende il sesso. Eh sì, purtroppo è strano. Però non lo vedo così sessuale, non lo vedo così sessualizzato. No, anzi, no, era è una molto canzone fine molto fine. Perché è pop. Però hai capito, è chiaramente quello e ci sta. Senti,
È un harmony. Il chitarrista Vanale. Non è Shablo. Sì, era Shablo. È Luca Faraone. È sicuro? Spero. Non è quello che ha fatto tutto quanto e Shablo solo firmato? Secondo me è quello che è successo. Con l'alpaca. Poi vedi tu. Sonorità tutte belle, io adoro il fatto che sia diversa da tutto quello che è uscito in Italia e in America. Sì, e anche un pezzo dall'altro finora hanno tutti la loro personalità. Bravissimo. Io ho pensato a quel gesto. Questa roba vende. Sì, qua è sempre, sai, riprende appunto 100 colpi di cazzi, Sì, Francia, mannaggia il Cristo. Minutaggio. È un battito per minuto, cioè. Mamma che angoscia. Schippi di 30 secondi e arrivi qua. Però io ho capito, la produzione, raga, è incredibile, è bellissima la produzione. Io credo, Barlo, che questo sia più una roba strumentale. Cioè, strumentalmente la voce accompagna, è un pezzo più commerciale finora che abbiamo sentito. Questo? Proprio, questo è un super pezzo commerciale, secondo me. Da radio? A livello mentale. No. A livello di scrittura e di utilizzo della produzione. O è riempitivo o commerciale, scegli tu. È perché è riempitivo, perché effettivamente ti rompi i coglioni a livello di mood, perché spezza totalmente. Roba che io apprezzo, una produzione. Allora, così. La produzione è bella, è cervellotica, devi sentirla, c'è una decomposizione dei suoni a livello. Il testo poteva anche andare, perché prende esattamente quello che piace alle frustrate sessuali o ai frustrati però sessuali. C'è la parte commerciale, quella, no? Però come mood è veramente lento, strascicato, non noioso, non è la parola giusta, però secondo me è proprio mood la parola giusta, nel senso che è una canzone da mood. Cioè, metti quando mood è la stanza sentire dello spirito del tempo. Quindi sì, sono 7 anni fuori per l'altro. Non so, però in 30 secondi fuori. Tanto in un disco con tutte queste tracce ci sta il pezzo dedicato a quello. Ma non me la mette la quarta, che hai già fatto la Waller. Hai capito, fa la Waller. Donna vedi che hai rotto il cazzo. Vuoi dammi i soldi? Mio nuovo maestro, va. Mio nuovo maestro, dice. Il sesso con le femmine, una musica, una frischi. È diventato questo. È diventata questa. È pesantissima la testa. Io sono donna, ma nella scorsa vita avevo il cazzo, lo so. Bel testo, raga. Parti davvero. Quel basso drill. Leo c'ha i coglioni caduti. Zitta, fammi fare un panino con l'hamburger, porco di. Però rappale. Però rappale. Ogni tanto e ridi, fai una storia. No, sei proprio un maschilista. Questa è la frase che non devi mai dire a una donna. È fatti una risata. Mai dirla. Fai una canzone che mi fa fare una risata. No, cos'è? Non fare quello che dici tu? No, mi va bene. C'è tutta una storia, c'è una musicalità, c'è tutto un testo pesante che va bene. Però dopo il quarto e il quinto. Ma è un disco, raga. Se no ti ascoltami un singolo, per allora, secondo me, a livello di godibilità, era. Se continuava con quella mezza reppata la Gue dell'inizio, a noi ci sarebbe piaciuto di più. Al di là di. Però chi se ne fotte di quello che piace a noi. Però siamo anche ascoltatori. Quindi da ascoltatori ti dico: questa canzone ci stava un po' più reppata, un po' più sincopata come all'inizio. Io mi tiro fuori. Alla fine sapete perché? Che io queste musicalità qua le amo. Cioè, anche se non è reppata, a me interessa. Sì, ma poi il testo è molto. Io non faccio testo. Il testo, guarda, sto giro glisso. Non è cazzo mio questo testo. No, qua. Non ti piace? Non sono io il pubblico di questo testo. A me invece piace molto. Il transfert del mettersi nei panni di un uomo che parla a una donna è molto interessante. No, lei dice io ero un uomo, in questa vita sono un uomo, una donna. E parla a una donna. Sì. E quindi da uomo a donna parla alla donna in generale, non a una donna. E quindi non me ne frega un cazzo. Sì, a me piace quello che dice della questione dell'empatia. Mm-hmm. Mi piace anche capire che cos'è in questo momento la visione di una ragazza di 20 anni che guarda il mondo. Sì. E cazzo, sapere che una ragazza di 20 anni, 22, quanti cazzo ne ha Francesca adesso, abbia una coscienza così ampia da riuscire ad abbracciare più cose. Ad abbracciare più cose, non sfanculandole, non buttandole in cacciara. Non lo so, però questo testo io lo trovo un po' così adatto alla sua età. Certo, adatto al ragionamento che può fare alla sua età. Certo, vabbè, certo, ovviamente. Siccome ho 15 anni in più, io conosco gente di 40-50 anni che questi ragionamenti non li fanno. Anch'io. Però oggi. Però forse ti dico, c'è ancora bisogno di costare dire queste cose. Ma va bene il testo che spezia. Io dico, parlo per me, non sono io il pubblico di questo, il target di un testo scritto così. Yo! Ballerina che mi studiasse la figa prima. Oh! Prima quasi un suono tipo rapper di successo, un cantante pop. Pensavo alla
figa che mi fa la sfilata nel dito. Cosa quello ti dicevo? Una canzone leggera. Esatto. Senza mutande che c'ha l'auto con le borghe gira con gli show. Wow. Che mi attiva del denaro in cambio di filmino da buttare su YouTube. Va a fa' culo. Freestyle del sessone. Bello, leggero. Beh, leggero, oddio. Leggero, leggero, ha detto più cose lei che quei pecchini nell'ultimo disco, ma va bene. Certo, sesso, droga e rock and roll. Guardate il bimbo, poverino. No, sai chi è questo? Ma Popov. Calco. Ma Popov, il cosacco dello zar, rotolando sulla neve, prima o poi arriverà. È quella! Se ne vanno alti e fieri i cosacchi dello zar. Non so se si può cantare in questo periodo. Ma è vero! Non so, mai pensate connotati di quella cosa. Mi sembra Popov la canzone. Sai che era quella? Stava non vorrei... Non vorrei che fosse la festa dell'autunno rosa dei Talco. Di Talco? La danza non dell'autunno rosa. Dei Talco, no, gruppo folk ska, però. Ah, Francesca è molto attenta alla musica, quella sì, sì, tradizionale del territorio. Esatto. E molte volte ascoltando tanto anche tipo di ispirazione da determinati tipi di sonorità. Quindi può essere che una roba del genere abbia senso. Però mi ricorda la danza dell'autunno rosa. Adesso parliamoci chiaro: è una delle peculiarità di Francesca di fare delle citazioni vere a dei gruppi. No, almeno, veri sai, almeno capisci il background musicale, cioè, di una persona che sì, non ascolta solo i Migos e. Bravo. Marrakesh. I Migos, ti piacciono i Migos? Mm-hmm. Ogni lacrima sul viso che ho versato per un no. Come apre, oh! Punjabi, soldi arabi. Questa non l'ascolterò mai più. Ma questa è per il pubblico arabo. Ma questa è per Natale in India, cioè, perfetta. Allora, momento. No. Qua apprende. Hanno voluto mischiare due o tre folk diversi con una roba pop indie, cioè pop. Quanti album ha fatto finora? Tre. Questo è il terzo. Questo credo che sia quello importantissimo. Voglio capire se è quello lo stile che vuole tenere sempre, pescare. Urban. L'urban è quello che ha accompagnato sempre lei, e l'urban con dei riferimenti a delle cose molto italiane. Sì, qua la trovo abbastanza saccheggiata questa canzone. Sì. Il testo molto etereo, cioè una cosa molto criptica sua, saccheggiato da vari tipi di folk. All'inizio mi sembrava Italco, poi no, era solo, mi ricordava solo il titolo. Io, sì. Però poi in realtà era molto folk, cioè c'era Vecchioni, c'era Branduardi, c'era Samarcanda, c'era il pezzo arabo, perché comunque... Tu lo fa l'americano, guarda. No, quel pezzo arabo, quello che comunque Medio Oriente, esotico, est. Boh, io non sono obiettivo parlando di questa cosa. Mamma mia, perché... sono 5 anni che fai questa battuta. E di volta in volta la dico a lui. Ogni volta la riproponi e fa sempre ridere come la prima volta. Brutta. No, ma nel senso, sono obiettivo perché non mi piace questa roba. Respirare, questo è un titolo importante, stai attenta. Credo che sia uno storytelling su quanto è difficile respirare nei deep throat quando ti tappano il naso. Però forse mi sbaglio. Sono la donna che si scopa per arrivare da qualche parte. Cos'è più da dire, so che sarebbe più dura. Ma con te non so che fare, perché è così viscerale. Che bello. Non mi voglio, che posso ancora, devo aspettarti là. Dimmi ancora che non faremo l'amore, che quando succederà sarà come respirare. Questa mi sembra molto roba vecchia sua. Mentre penso che mi succhieresti rumorosamente come fai con l'astica. Questa roba mi piace un botto, come scrive lei. Come respirare. Vedi che dico. Anche perché credo che, ma adesso stiamo cazzeggiando e divertendoci, perché il disco è molto, tra virgolette, serio. Anche se parla solo di quello, perché si chiama così il disco, quindi almeno sta a tema, almeno sta a tema, non come altri concept. Certo. Madame va bene, cioè va bene, secondo me c'è bisogno di Madame, perché lei parla di sesso dal punto di vista della donna, cosa che in Italia non fa nessuno. Tu hai detto prima che non c'è bisogno di raccontare determinate cose quando si parla di sesso da parte femminile. Quando ho detto? Prima, nell'altra canzone, ho detto no, è una roba che a me non interessa. Che lei mi parla, mi racconta del sesso, no, visto dalla parte della donna che racconta l'uomo. No, io ho detto che quella idea, quel pensiero che io ero uomo e adesso sì, non era questo pensiero, era un pensiero a sé stante. Io credo che in realtà sia una forma completa e globale, donna sì, intesa io, come donna sì, nella sua interezza. Però non no, è no un ma disco, non ti sto dicendo che stai sbagliando. Non è un disco che parla solo di quel concetto, bravo, lì. Non è monotematico. Che quella canzone esprimeva un pensiero. No, ma intendo proprio il fatto che di aver sessualizzato, e uso la parola forte,
forte, sessualizzato questo, questo disco sia, sia servito a creare un'immagine più globale della donna e non soltanto donna femminista o donna scopatrice o donna ragazzina o donna giovane. Qua si parla di donna a 360, cosa che in Italia non si è mai vista. No, certo, ma infatti io, mi piace la scrittura, dice siamo pieni di rapper, trapper che dicono mi scopo questa, mi scopo quello, mi metto il cazzo nelle orecchie da solo, eccetera eccetera, e mi ricorda un parallelismo con la Pina, che la Pina era una delle poche rapper donna che quando rappava, è la sua preferita, quando rappava la Pina parlava da donna. Io qua non sento forzature, sento una ragazza che parla tranquillamente di cose in un genere che è sboccato, cazzocentrico, che, no, ma un genere che il rap è sboccato, quindi ci sta a parlare esplicito, capito? E non trovo neanche dell'esasperazione ai fini commerciali o una spettacolarizzazione fine a se stessa. Domanda: quanto può aver influito sul pubblico aver fatto un disco che, come diciamo, come abbiamo detto, è parla da donna alle donne, parla di sesso di donne? Secondo me lei parla e basta. Parla chi vuole ascoltare. Cioè, questo è un disco, però che si chiama un uomo, un ragazzo in fissa con la drill non ascolterebbe mai questo disco, credo. Leo, se, questo secondo me, se non fossi obbligato, l'ascolteresti mai questo disco? Con le premesse qualche che traccia abbiamo fatto. Sì, senza sapere come sono fatte le tracce, io ti dico: guarda, Leo, è uscito il disco di Madame che si chiama Amore. Si chiama Amore. Ok, allora ascoltare si ascolta. Ok. Direi che con le tracce in fila potrei fermarmi sinceramente dopo 4-5, perché non è cazzo mia. Tuo, certo. Cioè, nonostante apprezzi sonorità, testi, eccetera, però non è quello che mi ascolto. Come mood, esatto. Poi è molto però vario. Mi piace, c'è, sì, c'è una donna, c'è, che parla di scopare, sì, in una canzone. In realtà non parla di amore, amore suo, non solo. Il grosso freno che avevamo è, oddio, il disco pop d'amore bieco della merda, plasticone. Invece no, qua parla d'amore vero, perché l'amore è anche sesso, sensualità, sì, tossicità. Ci sono tante piccole tossicità all'interno. Bravo. Ed è sincero, perché è l'amore vissuto da una ragazza della, di quell'età lì, che è in quel jet set lì. Bravo. Quindi tutte le dinamiche mentali, tutte le dinamiche dell'essere famose, tutte le dinamiche anche della vita a go-go, tutti possiamo scopare dopo quattro botte, ma non tutti possiamo farci fare un ditalino nel jet, nel backstage, perché è una cosa specifica della sua vissuto. Non è detto però che del suo vissuto. Sono tutte esperienze che ha fatto lei. Magari ha fatto una canzone prendendo idee di amici, certo, eccetera, cioè non può aver fatto. Però vivi in una situazione che poi ti permette di dirla, perché tanto sei in quella situazione. Infatti adesso lei è quella che bulla. Sì, se la bulla, non è che bullizza, se la bulla. Credo che se la bulli, non ho mai visto le bullizza, anzi è sempre stata molto. Parte con la bicchierata in faccia a... Ma non è successo mai! Bicchierata. Ma a noi ci piace così, si dice che Sanremo Madama abbia lanciato in faccia Anna Oxa un bicchiere d'acqua. Perché non si fa i cazzi suoi. Ha tutto il bicchiere o proprio solo l'acqua? E gli ha detto anche, cos'è che gli ha detto? Cazzo vuoi dammi soldi. Esatto, gli ha detto così. Sì, ha detto cazzo, ma però ci piace così. No, e dicevo, è figo perché è quello che vive lei. Che cazzo mi deve dire? Se parla di politica, porca puttana, l'arrestano. È vero, l'ultima volta che ha fatto una roba da politica è successo il fin di mondo, Leo. È andato a 64 barre di Red Bull, ha tirato giù delle manate contro il politically correct. No, a parte, no, dicevo quello del... Sì. E quindi se tu mi dici, io adesso quello che ho da esprimere è l'amore e sono i miei sentimenti e la mia vita è quella adesso, il fulcro. Ci sta. Milagros. Milagro è Milano e Novembre. Era una telenovela anni 90. Era la gag, l'avevi capita solo tu e Barlo. Ah, Matilde. Ma stava meglio in mezzo. Che ride. Dopo il carnevale. Bello. Are, 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 are. È dedicata all'oppio questa canzone. E qua è più una poesia che una... Beh, figa, eh. Alla Izzy, no? Quelle cose che anche lui fa, canto autorali. Beh, mi ricorda tanto la roba etnica di tanto tempo fa, che venivano inserite anche nelle robe folk. Modena City Ramblers, con Un giorno di pioggia, sai, quella roba molto aperta, strumentale. È mood, è mood. È strano sentire in un disco del 2023, soprattutto in un disco di un artista che dovrebbe essere un artista urban trap. Giovane. Giovane, ma così, male, è strano. Il problema è che... problema. Magari chi ascolta Madame è molto più giovane di lei, o non è detto, perché adesso con Sanremo ha preso tanto, quindi ai ragazzi più giovani dà degli spunti di ascolto, e a chi ha la nostra età o di più ricorda già delle reference, quindi va bene. Leo si è rotto la minchia, cioè io ho visto Leo che gli si rompeva la minchia. No, ovviamente Homer, tu puoi restare qui il cervello, ma io me ne devo andare. L'onda, la morte, se devi andare puoi andare, Leo, non sei obbligato. No, ma devo finire. Devo. Ah!
Adesso c'è Burubuto. Avete messo un like e un commento per le interazioni? Cos'è una corta muta? Frodo Baggins. Mamma mia. No, però no, io no, scusa. A me questi suoni che elettronici che simulano la fisarmonica, la cornamusa, le ghirocco, mi cringiano. Veramente, non li posso sentire. Plasticoni. Hai fatto la roba marinaresca plasticona. È la stessa, te la boccio. È la stessa cosa che ho io quando sento l'autotune. No, ma è plasticona. È l'Irish plasticone. Come è finto? Io vi propongo una cosa, facciamo finta che non è mai esistita questa canzone. Sì, sì. Perché è pure uscita male come commercialata dell'estate, ve la butto lì. Poi cancellala da Spotify. Sì, ma cancella un hacker russo, ce l'abbiamo. Popovic. Qui prima. Popovic. Se non provo dolore, non mi piace. Credo. Credo che sia sottotitolo, sai. Nel lato della pazza, pure lei ci avrà ragione. Non io che l'ho accusata di giudicarmi da sempre. Voglio un nuovo nulla, una paura boia. Voglio stare un po' da sola, ma da me non ho un aiuto. Non sono un terreno stato a volerci farla morire. Yo. Le mani di mio pretenderlo. Che bella. Forza. Trascurata per dolore. Perché a volte non ricorda come stare vivo. Non si riconosce se non è di non arrendere. Madonna. Sai, io credo che questo sia il testo più bello di tutto. Qua si vede Francesca sia nella scrittura che nel flow, modo di cantare, nel senza testo. Ritornello, quindi che non deve essere una roba che voglio, tra virgolette, vendere, ma così. E ti do di più, anche tu hai detto il timbro non ti è piaciuto lì, in realtà a solo me, su quelle parole lì. In realtà a me l'ho trovata proprio lei, okay. Cioè sì, sì. È lei. Poi il timbro, al di là del fare il timbro sulla canzone, quella è la sua voce naturale. All'inizio stavo per dire no, poi ho capito, ho fatto un passo indietro. Al di là dei giudizi morali, etici e personali di attitudine che puoi dare a un testo del genere, perché puoi pensare quello che vuoi di questo testo, è un testo profondo di introspettivo. Tu puoi dire i testi introspettivi possono essere fake, non puoi farti l'autodiagnosi o devi andare dallo psicologo, oppure puoi essere così che ti guardi dentro, che arrivi a farti un'autodiagnosi, ti autoassolvi, eccetera. Al di là di tutto quello che si può dire moralmente sul testo, la canzone è molto bella e rispecchia sempre quello che è lei in questo momento, quindi è quella che mi è piaciuta di più. Io questo metto le mani avanti perché stavo per fare una critica magari un po' affrettata. Però una critica su di lei, sul suo modo di scrivere. Su questa canzone, però poi ho detto aspetta, perché ci sono tanti modi di vedere la cosa. Quindi in realtà è la canzone, lei sta raccontando un modo. È la canzone che mi piace di più. Coerente. Con tutto che sì, con tutto che è lontanissima da me. Non è che mi devi raccontare quello che sono io. Esatto, cioè, io parlare esatto, con una persona esatto. Che è uguale a me mi serve un cazzo. Sì, sì, a me piace lo scontro, piace il confronto e piace riconoscere. Sì. Ma ti dico, il Baro di 6 anni fa avrebbe detto peste e corna, facendo le pulce a tutto. Io invece ti dico, un testo così è comunque un'opera intelligente di una persona pensante che sta facendo arte. Stiamo sempre parlando di un artista di 20 anni. Sì, sì, è la mia canzone preferita. Scena, su una scena distruttiva per quanto riguarda le donne, su una shitstorm che gli è stata fatta. Sì. Ma anche lei, da 0 a 100, giovanissima, buttata in un mondo che anche mentalmente ti incrina. Adesso scopriamo che l'ha scritta 50 cristiani, vediamo. No, no. L'ha scritta lei. Scrive lei tutti i testi. Mm-hmm. Sì. Cazzo, e oggi in Italia strana, eh? Oggi in Italia è già solo per questo è uno dei dischi migliori degli ultimi 10 mesi. Ma infatti capacità di scrittura, poi vabbè se ti sistemano la metrica ogni tanto o magari hai imparato bene, ma però penso la come autrice in Italia lei è sempre stata una delle più forti da quando è uscita. Sì. Per il tuo bene. Farti appoggiare sul petto villoso le guance spillate di piano. Anche qua molto di Andrea. E farti capire che cosa vuol dire diventare grande. Io capisco che per i ragazzi giovani sta roba sia una sciacquatura di coglioni. Non è vero, non è vero. Se aspetti che farti capire, ti aspetti la trap, che cosa vuol dire. Power epic, no? Fantasy. Mi sembra la Fallaci, cazzo. Mi farei figlio. No. Diventerei figlio. Ma sto per dire, farei un figlio con te pur di stare con te. No. Io mi farei figlio. Diventerei io figlio per essere esatto, pregna di mi te. Mi farei figlio per pregna essere pregna di te. Per essere tuo figlio. Non so, mi sembra lettera non capisco. A tutto quello che non sono di. Farti capire che cosa vuol dire sentirmi. Madonna, peso.
Guarda, il tornello fatto da e basta. Sì, però è elfico, no? Vedi, queste analogie sono fighissime. Mi farei giostra. Era come mi farei figlio. Usa sempre questo. Diventerei figlio. Diventerei, ma anche se fossi fuoco, delle prime, diventerei figlia. Per essere pregna di te, però esatto, non ha senso. Sì. Ma no, ma ci sta. Può pur essere di anche stare con te. Cazzo, mi faccio mettere in cinta. Ma sì, che può essere anche cazzo, voluto. Può essere anche voluto il non nel senso. No sense. Mi ricordo anche se fossi fuoco guarderei lo mondo, no? Sì. Cioè, però è bello l'idea che sta dietro a questa scrittura. Poi una volta che hai l'idea, facile e poi facile poi è scrivere. Una volta che hai l'idea. Ma dici sì, certo niente. Io però lo trovo molto pesante da ascoltare. Ma no, ma questo è una roba che strizza più l'occhio al metal che al progressive rock. Non lo so, è stranissimo, è un fenomeno secondo me da vedere. Beh, una settimana. Io ti dico, questo non è un disco commerciale. No, zero. È un disco per chi segue lei e per chi vuole ascoltare della musica. La scrittura è interessante. Sì. Questa canzone riprende più il progressive rock anni 60-70 e qualcosa di metal anche, più l'urbano, il pop. Sì, no, io direi anche questa cantautorale, proprio per come è scritta. Sì. Come i Pooh facevano della roba del genere, cioè ci stavano. Avatar, l'amore non esiste. Ehi, chitarra distorta. Ma io ti sento e tu non esisti. Madonna, Mega Drive. Scaffale. Bello questo, occhio, eh. Anche una critica al gender qua, ragazzi. No. Beh, ovviamente non era da ballare. Molto meglio. Vedi, com'è dolce nonostante stia raccontando quello. Ancora bella. No, così si conclude Stranger Things. No, esatto. Esatto. No, musicalmente è proprio bella, ragazzi. Sì, ce ne sono poche cose che non mi sono. No, ma è pop, cioè, nel senso, in generale. Questo è proprio pop, secondo me. Questo no, è proprio pop, non so, pop. Non lo so. A me fa paura quell'ultima traccia. Come si chiama? Tecno poké. Bonus track. Raga, io volevo dirvi una cosa. La poké è una cazzo di insalata di riso che non vi hanno mischiato. Pensa quanto sono stronzo io che credevo che cantasse una canzone sulle pop. No, ovviamente una canzone sul pesce rulo. Questa era una battuta, dovevate ridere. È una battuta maschilista. Hai adesso parte la tecno. È quella che ha fatto 86, ha meno view di tutti questa qua. Tiro mancino. No, oddio, vabbè, sono barzellette. Mamma mia, raga, di merda. Tromba d'aria. La tech no, la tech sì, è camion off. Il poké? Ah, il poké, l'ho capito dopo. Poké, la gallina Milano, poké. Diciamo che le barzellette non sono il suo forte. È più brava a parlare di altro. Sì, ma è più divertente. È la cosa okay, più divertente. A me ha fatto venire solo quello perché ha fatto la vocina da pollo. A me piaceva il basso. A me il basso proprio. Ma chi, brunetta? Sì. No, perché ha fatto la vocina, ma ha fatto ridere. Senti. Molto. Disco che, a parte qualche canzone che per me è veramente una delle più belle che ho sentito ultimamente. E qualche canzone che va dimenticata. No, ma dico, no, a parte qualche canzone, le altre non sono cose che io, non era la mia. Riconosco la bravura e riconosco il fatto che ci sarà un pubblico che l'ascolta e imparerà tanto anche da Francesco. Ma no, ma secondo me, ascoltami, questo è un test, è un disco che ascolti per i testi. Sì? E poi tutto il suo immaginario. Solo per i testi, non per la musica, anche la musicalità. No, e poi non ci tutto, finisci per caso su un disco così. Esatto, e poi cioè, tutto l'immaginario musicale di ambient, di mood, cerchi di capire il viaggio che si è fatto l'artista. Ma tu ascolti questa roba qua perché? Per i testi. Poi vuoi sapere com'è, ti piace come espone, ti piace come scrive, ti piace lei. Magari quelli della sua età si identificano anche, perché è giusto identificarsi con quelli della tua età. Sì, ma anche degli adulti magari si identificano. A livello sono depressi fino adesso. Io non so se in radio tutto un disco così lo puoi passare. Forse qualche pezzo. Sai che secondo me c'è veramente poca roba alla radio qua. Poca roba, perché ma non perché sia brutto, ma proprio perché sia cervellotico. Sia poco non sia musicale. Magari per la radio farà di tutti i singoli adesso estate. Sì, ma magari sai quella lì che abbiamo detto prima, che non ci era piaciuta un po' più. Vamos a Balar, quella con la roba Irish, quei suoni brutti. Sì. Marinaresca brutta. Sì, magari brutta, quelle lì brutta. Sono un po' più studiate per quello che può essere un pubblico. Poi Zucker ormai gli fa fare quello che vuole, perché tanto così o così.
Ciao Paola. Finché lei ha questo indice di crescita, mm-hmm, ben venga. È giovane, già più avanti di tante ragazze, anche più grandi di lei, che stanno nello spettacolo da tanto tempo, perché ha una freschezza nello scrivere, nell'adattarsi, e una curva di miglioramento sicuramente migliore. Certo, è un terzo disco lontano dai miei gusti. I primi due erano sempre su queste tematiche? No. Erano più acerbi. C'era qualcosa, erano più adolescenziali rispetto adesso. Vabbè, raga, il disco è questo. Sì. Disco brutto? No, affatto. Disco particolare, sì. Un disco che non andrei a riascoltarmi, ma perché non sono io il pubblico. Però sono sicuro che a un fan di Madame piace, sì. Perché ha dato tanto Madame qua, sia come scrittura. C'è anche il pezzo rap, che era bello rap, sì. Quello tutto hardcore, sesso core. Sì. Quindi personalmente io la preferisco quando rappa alla, sì, freestyloni così. Ma perché a me piace il rap banger e basta. Sì, certo. Io invece, che sono un po' più fan di Madame quando fa la roba alla Chiccherie. Questa sonorità mi piacciono, ma non tutte le canzoni del disco. Sento che alcune sono distanti, probabilmente anche per il fatto che abbia raggiunto un pubblico più vasto, e quindi deve sicuramente parlare a un pubblico più vasto. Scrivete qua sotto voi qual è stata la vostra canzone preferita e perché, soprattutto. Metti un bel like, il commento serve per le interazioni, mi raccomando. Consiglierai questo disco quando arriverai a Dublino? No, perché non sono io. Il disco non sono io il pubblico, esatto. Il disco... Però non vorrei neanche... che passi il messaggio che Madame è una roba da ragazze, eh? No, nessuno sta dicendo quello. Oh, ci sono non tanti ragazzi che non è per noi tre. No, oh, ma io ho appena detto mi piace. Ti ho detto che non è per te. Stai andando in vacanza. Sto facendo un mansplaining. Ti metti questo disco e te lo ascolti tutto in macchina. No, mi metto un Berto Smaila. Senti, ci vediamo. Ciao.